Ciao ragazzi, bentornati da Carmi Special. Oggi sono in una location un po' particolare, una casetta sull'albero in campagna, casetta che io non ho mai avuto, perché quando ero piccolo la desideravo, adesso i miei nipoti ce l'hanno, beati loro. Però perché sono qui? Non lo so, mi sono messo qua, volevo fare un video in esterna, ma oggi parliamo di un argomento importantissimo ragazzi, mi raccomando 2000 like per questo contenuto, perché? Perché oggi parliamo della regola del trend. La regola del trend, che cos'è la regola del trend? È una regola che abbiamo già utilizzato in questi anni, io lo chiamavo analisi del trend. Oppure, guardate, c'è un vicino, ciao amico! Non si è accorto secondo me che sono qua sopra, non lo so, non capisce da dove viene la voce, guardatelo che cucciolo. Comunque dai, continuiamo. Incredibile. Comunque, dicevamo ragazzi, la regola del trend, che cos'è? È la regola del 72, ma revisionata soprattutto nel nome, perché la regola del 72 in questi anni ha un po' confuso i fantallenatori, ma anche un po' di fanta creators, anche di alcune pagine eccetera, perché si pensa che la regola del 72 si basa sulla fanta media che deve avere una squadra, che quindi deve avere una media del 72, 73, 74. No, niente di più sbagliato, perché una fanta media complessiva può essere dovuta a un 85 e poi un 64, a un 80 e poi un 60, ok? Ed è tutto sbagliato. La regola del 72 che cosa diceva, ragazzi? Diceva che si basava sul trend della squadra e sul trend del... Guardate, è salito! Ciao, vieni! Dicevo, si basa sul trend della squadra e sul trend dei giocatori. Trend della squadra, cosa si intende? Che una squadra superando più volte possibili la soglia del 72, che nella maggior parte delle leghe è il secondo gol, quindi non c'entra nulla il 72, perché possiamo avere una soglia 5 ed essere il 71, possiamo essere in una lega diciamo con soglia 4 e allora lì può essere o il 70 o il 74, dipende dal numero dei partecipanti, perché se siamo in una lega 8 diventa il 74, se una lega 12 diventa il 70. Capite bene che cambia completamente la soglia che dobbiamo superare. È questo che non mi fa gradire il nome regola del 72, perché vedo tanta anche confusione in merito. E allora ho pensato di adesso trasformare questo nome un po' come l'abbiamo fatto in questi anni, chiamandolo appunto, anzi non me ne voglia Lorenzo Gandarini, un saluto, anche perché lui ha spinto molto questo nome, non regola del 72, ecco lo saluto, non me ne volere Lore, ma da oggi almeno io e se volete voi della mia community lo chiameremo questo studio regola del trend, perché oggettivamente si basa sul trend della propria squadra, che deve superare più volte possibile, ad esempio la soglia del 72 se abbiamo la soglia a 6, o comunque la soglia del secondo gol o terzo gol se siamo in una lega a 8 ad esempio, o a 6 addirittura, quindi che deve avere un certo trend costante, ok, senza una eccessiva varianza, senza una discontinuità, no, che ti fa fare 90 punti e 60 punti. Perché? Perché statisticamente un trend positivo che ti fa fare spesso 2 gol o 3 gol ti permette di vincere molte più giornate e di vincere con più calendari, perché questo studio chiaramente è legato molto alla competizione a calendario, non a quella chiaramente a somma punti. A somma punti ce ne frega una mazza, l'importante è che facciamo più punti degli altri, ok? Ma chiaramente questo studio si basa molto sullo scontro diretto, per aumentare le probabilità di vittoria con la maggior parte dei calendari chiaramente, e poi ovviamente con la battle royale, perché se abbiamo anche una certa costanza magari possiamo battere anche più avversari contemporaneamente, chiaramente poi in base sempre alla combinazione dei risultati nostri con quelli dei nostri avversari. E allora, per ripassare un po' tutto su come sfruttare, poi facciamo un piccolo passo indietro su come sfruttarla, chiaramente vediamo su che cosa si basa. Quindi quello che vogliamo ottenere è un trend della squadra positivo. Come lo otteniamo un trend della squadra positivo? Lo otteniamo chiaramente sfruttando il trend positivo dei nostri giocatori, cioè ci sono determinati giocatori che innanzitutto sono costanti, ok, e che quindi faranno
molte prestazioni positive, e già questo spinge molto la regola del 72, quindi la nuova regola del trend. Ma anche, attenzione ad una cosa, il trend recente. Tant'è che abbiamo usato un file Excel in questi anni, ma adesso, già da gennaio in poi, abbiamo usato anche FantaLab, perché in FantaLab c'è anche la possibilità di analizzare o di ordinare, o addirittura possiamo vedere la nostra formazione in base alle ultime 5 giornate, che è appunto il trend recente, perché è circa un mese. Quindi se in quel mese quel giocatore ha avuto buone prestazioni, è anche probabile che continui a farlo bene. Infatti questo studio serve soprattutto nei ballottaggi, cioè quando noi siamo indecisi tra due giocatori che hanno stessa difficoltà partita, stessa magari fantamedia, quindi stessa pericolosità, ma uno viene da un trend positivo nelle ultime 5 giornate mentre l'altro viene da un periodo negativo, andiamo a schierare quello con il trend positivo. Ok, questo perché è più facile che un giocatore in forma si vada a riconfermare, vada a fare un'altra prestazione positiva, piuttosto che un giocatore fuori forma, ad esempio, vada a sbloccarsi. Questa è statistica, ragazzi, cioè sono numeri con numeri alla mano. Ok, ma anche calcisticamente, parliamoci chiaro, cioè è più facile oggettivamente che un giocatore in forma continui a fare il devasto, continui a rendere bene, piuttosto che un giocatore completamente fuori forma, ok, che non riesce a sbloccarsi, andare a fare la super prestazione. Può capitare che si vada a sbloccare, ok, che gli capiti l'occasione e si va a sbloccare, però a parità, diciamo, di pericolosità, di condizioni, quello più costante, quello più in forma, chiaramente è più facile che vada a fare un'altra buona prestazione. Chiaro? Quindi noi andiamo a sfruttare il trend positivo del giocatore per ottenere un trend positivo nella nostra squadra. Chiaro? Quindi proprio perché sfruttiamo il trend del nostro giocatore per ottenere un trend positivo della nostra squadra, a quel punto secondo me ha senso chiamarlo analisi del trend e quindi regola del trend. Ditemi cosa ne pensate, anzi arriviamo appunto a 2000 like a questo video e domani stesso vi porto, tramite anche appunto i dati di FantaLab, i giocatori che in queste prime 3 giornate hanno avuto un trend positivo, così andiamo a vedere, a scovare anche quei giocatori che magari si adattano benissimo a questo studio e quindi per magari avere una buona costanza nella nostra squadra. Ovviamente le prime 3 giornate sono da prendere con le pinze, però magari se abbiamo già quei giocatori sappiamo che possiamo ancora dargli fiducia perché sono in un periodo positivo, in un trend positivo. Un abbraccio da Carlo.